Eccolo maggio, il quinto mese dell'anno, l'ultimo di primavera. 31 giorni di fiori interamente dedicato alle rose e nella tradizione cristiana consacrato alla Madonna. Il mese in cui è più dolce dire sì per sempre alla persona amata, con le giornate più lunghe che precorrono l'estate, ma ancora miti. E se nella cultura popolare maggio è tutto questo, è anche il mese degli asini. Sì, dove addirittura il simpatico animale, lavoratore indefesso, fa la sua parte. Tra i proverbi più consumati, infatti, a maggio ragliano gli asini e lo fanno in particolare in questo mese perché è il loro periodo dell'amore. Lento, lento, sulla strada di Gerusalemme, sulla sella di un somaro viene l'uomo di Betlemme. Così l'animale caro ad Apuleio spalanca la bocca e sembra rida sempre nel mese di maggio, mostra i suoi simpatici e grandi dentoni ed emette quel suono sgraziato ma così caratteristico che in tanti oggi, abituati ai soli rumori ancor più sgraziati della metropoli, hanno dimenticato. E allora, proprio a maggio, come nei vecchi film di Aldo Fabrizi e Vittorio De Sica, dove a cavalcioni di un asino si spostavano per le vie ancora sterrate delle città, potremmo pensare al ciuchino non più solo come al simbolo dell'ignoranza, della zotichezza e della caparbietà, all'animale più insultato e deriso, faticatore senza troppa gloria, ma guardarlo mentre raglia, magari perché è innamorato, e immaginare che rida. Perché no? Semplicemente di noi, lavoratori un po' meno indefessi, ma forse ugualmente senza troppa gloria.